colorata. Tra l'altro è pure confezionata singolarmente. È impermeabile, lavabile e soprattutto riutilizzabile. Hai visto che è made in Italy? Sì, sì. Chissà quanto costa? Costa solamente 1,49 euro. Potete trovare le mascherine in tutte le edicole della Sicilia e nei punti vendita Mondo Carta. Buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento di Clipboard, gli appunti della settimana. Oggi parleremo dell'aeroporto di Birgi, il Vincenzo Florio. Nelle cronache giornaliere si è affrontato il tema di Alitalia, che ha interrotto bruscamente le rotte da Birgi verso Roma-Fiumicino e verso Milano-Linate. Una condotta, se vogliamo, irresponsabile, che avviene proprio in un periodo di profonda crisi economica. E lo faremo insieme a Salvatore Ombra, presidente dell'Arges, la società di gestione dello scalo, Rosalia Dalì, assessore al turismo di Trapani e presidente del distretto turistico, Marzia Patti, consigliere comunale di Trapani, e Caterina Loria, promotrice del comitato Se Volo Resto. E come dicevo in introduzione, questo è stato un gesto che ha sconvolto un po' il turismo siciliano, che sta lottando proprio per la ripresa a seguito dell'emergenza coronavirus. Un'azione che non ci aspettavamo e che poi è stata giustificata dalla stessa compagnia Alitalia con la frase: se non siamo in grado di guadagnarci, e allora andiamo via. Quindi diciamo che, adducendo anche una motivazione appunto inconcludente e poco seria per il valore che ha l'Italia all'interno del nostro territorio. Non è un caso che queste dichiarazioni avvengono anche all'indomani del decreto rilancio, che ha stanziato circa 3 miliardi proprio per la compagnia Alitalia, facendo proprio quindi una nazionalizzazione della compagnia stessa. Do la parola in merito a questa vicenda proprio a Salvatore Ombra, presidente di Airgest, che ci spiegherà il suo punto di vista. Io lo conosco anche personalmente, è una persona che ha sempre lottato per lo sviluppo di tale aeroporto, dell'aeroporto di Birgi. Prego, Salvatore Ombra. Un attimo per il collegamento. Prego, Salvatore. Ombra? Ragazzi, non sento nulla. Ombra, mi sente? Io sento assolutamente nulla. Quindi noi ci sentiamo, ma loro non li sentiamo. Ombra, mi sente? Ora sì, ma prima non ho sentito più nulla. A un certo punto non ho sentito più nulla, ma non credo solo io, a tutti. Lei, in qualità di presidente Airgest, è proprio al centro di questa vicenda un po' particolare, che ha visto bruscamente interrompere queste rotte da Birgi verso Roma Fiumicino e Milano Linate da parte della compagnia Alitalia. Le chiedo ovviamente il suo punto di vista, la conosco anche personalmente e so quanto lavoro e quanti sacrifici ha fatto per lo sviluppo di tale aeroporto. Nessuno si aspettava un'azione simile, che viene poi in un periodo di profonda crisi economica anche per il nostro paese. Quindi volevo capire un attimino qual è il suo punto di vista e quali sono le azioni che si appresta a fare per riuscire fuori da questa situazione. Beh, la situazione è piuttosto complessa. Partendo dalla genesi, non mi aspettavo che all'Italia, che aveva confermato le rotte, avevamo sentito più volte i responsabili all'Italia, non aveva manifestato nulla sulla cancellazione delle rotte. Poi tre giorni fa, con un incontro che abbiamo avuto in call conference con i vertici dell'Italia, ci hanno detto appunto che la rotta su Trapani veniva cancellata, sia la Milano che la Roma. Quello che contesto intanto sono le modalità. Le modalità, perché non si fa una interruzione di rotta a 20 giorni dalla partenza della stagione, che già parte fortemente compromessa, perché sarebbe dovuto iniziare a marzo, stiamo iniziando il primo di luglio. Non lo si fa con queste modalità, non la si fa peraltro richiedendo una ulteriore contribuzione, dopo tutto quello che all'Italia percepisce dal governo, non la si fa in questo modo. Ricordo a tutti che all'Italia è peraltro assegnataria di un bando di 1.600.000 euro, al quale l'Italia ha partecipato spontaneamente senza alcuna costrizione e coercizione, e il quale se l'è aggiudicata e poi non ha sottoscritto il contratto.
il che questo crea, genera qualche problema. Quindi una doppia contribuzione, come voi sapete, non si può fare, cioè, ci andremo a nozze con la magistratura, perché mi arresterebbero dopo pochi minuti, e questo è un tema. Peraltro in questo momento l'Italia sta avendo una mano d'aiuto da parte del governo, dando un poco conto, al di là dei 3 milioni e mezzo, dei 3 miliardi e mezzo che il governo ha stanziato per l'Italia, l'Italia sta godendo di una serie di protezioni, tra cui il livello di retribuzione minimo garantita equiparata alla compagnia di bandiera, tra cui l'addizionale comunale che scoraggia fortemente le compagnie low cost, tra cui il distanziamento, che siamo uno dei pochi, o meglio, siamo l'unico paese in Europa ad effettuare un distanziamento per come è stato chiesto in Italia. Ricordo che anche le ASA, che l'associazione che raggruppa tutte le compagnie, ha manifestato, ha dato come indicazione, non come costrizione, il distanziamento a bordo. L'Italia invece l'ha preso come fatto discriminato, cioè a bordo va effettuato il distanziamento. Non ci può essere compagnia low cost che può accettare un distanziamento di questo tipo e viaggiare con un coefficiente di riempimento non di poco superiore al 50%. Ricordo che Ryanair, quando la rotta andava al di sotto al 75%, cancellava la rotta stessa. Inoltre abbiamo cercato di spiegare dall'Italia, ma devo dire poco ci ha ascoltato, un aereo che parte a metà giornata, quindi a mezzogiorno, all'1 e qualcosa, arriva a Roma alle 2:30 e dopodiché prosegue per proseguire a Roma, uno arriva in serata, o meglio dopo le 4 a Roma. Quindi significa un volo che non ha alcun senso. Peraltro, non avendo un ritorno, la gente non ha come tornare, cioè dove tornare da un altro aeroporto, quindi da Palermo. Quindi la gente va in macchina a Birgi e torna a piedi da Palermo, si deve far venire a prendere. Mi scusi, lei ha parlato di vendetta nelle sue ultime dichiarazioni. Ci spieghi meglio, sì, perché ha usato questo termine? Mi auguro non lo sia, perché ripeto, io forse sono stato uno dei pochissimi in Italia a rivendicare tutto quello che stava succedendo da un punto di vista politico, cioè una assoluta agevolazione nei confronti della compagnia di bandiera. Tutto questo avrebbe comportato un danno per i piccoli aeroporti e per le compagnie low cost, che non mi pagano evidentemente lo stipendio, ma trasportano oltre 70 milioni di passeggeri. Ricordo che tutto il traffico nazionale supera i 180 milioni di passeggeri, 45 milioni li fa all'Italia, l'arrestante le fanno le altre compagnie, di cui 80 milioni quasi le fanno le compagnie low cost. Quindi perdere una fetta di questo tipo significherebbe non far volare più gli italiani e consentire un aumento di costo del biglietto in maniera spropositata, cosa che è già avvenuta, e peraltro con delle prenotazioni di tempi lunghissimi, perché non ci sarebbe una bassissima offerta a fronte di un'altissima domanda. Quindi se all'Italia si è risentita per tutte le mie dichiarazioni, per le azioni che ho fatto e che ho posto in essere, peraltro condivise dal governo regionale, condivise da tutti i sindaci, condivise dalle parti sociali, condivise da tutti, ha dato fastidio e pertanto ha cancellato le rotte su Trapani Birgi, sul quale credo è l'unico punto dove fa economia, è una cosa che sa molto di vendetta. Ancora di più che cancella su Trapani, sono state aumentate le rotte su Palermo, ancora di più l'annuncio delle rotte su Pantelleria e Lampedusa direttamente da Roma. Tutto questo mi sa un po' di banale e stupida e puerile vendetta. Presidente, il vice ministro dei trasporti Cancelleri parla proprio di propaganda speculativa, riferendosi proprio alle dichiarazioni di Airgest. Lei cosa risponde a queste affermazioni? Guardi, io non sono un politico, io non devo candidarmi a niente e non devo fare campagna elettorale. Quindi io proprio a me speculazione non me ne si può dire. Io osservo fatti. Il fatto è che i voli da Trapani sono stati cancellati. Sono stati cancellati perché le rotte, come erano inserite, erano delle rotte improduttive, stupide e inutili. Lo abbiamo detto dall'Italia, l'Italia non ha voluto sapere niente, non ha voluto mettere il volo la mattina con rientro la sera. Se poi questo volo è ritenuto non produttivo perché la provincia di Trapani non lo ha considerato, non lo riteneva valido, c'è da fare un po' di storia. Io ricordo che
Ryanair, quando ha messo il volo su Roma in andata e ritorno la mattina e rientro la sera, faceva coefficiente di riempimento del 90%, superiore al 90%. Cioè significa che il volo viaggiava sempre pieno. Quindi c'è un problema di appetibilità di quel volo a quell'ora. Ma se l'avessimo messo, se l'avessero messo la mattina con rientro la sera, io sono certo che i cittadini, la gente di questa terra l'avrebbero molto apprezzato. Devo dire, questo non è che mi ha scoraggiato, perché stiamo lavorando, probabilmente a breve avremo una sostituzione, cioè quindi avremo una compagnia che effettuerà queste rotte, ci sto lavorando, credetemi, non sto dormendo la notte per riunioni e azioni che stiamo ponendo in essere affinché ciò avvenga. Ne ho parlato anche col Presidente della Regione, che mi ha dato tutto il supporto per quello che stiamo mettendo in piedi, perché questa è un'operazione che mi ha molto preoccupato. Stamattina evidentemente c'è stato proprio l'incontro con tutti i sindaci appartenenti all'associazione dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con appunto il governatore Nello Musumeci e Leo Luca Orlando. In quell'occasione si è pensato di sottoscrivere un documento da consegnare brevi manu proprio a Roma al ministro, un documento di protesta, perché è chiaro che questa azione, questa condotta di Alitalia può in qualche modo influire in maniera negativa sullo sviluppo turistico aeroportuale dell'aeroporto. Lei era presente a questo incontro? Si è confrontato con i sindaci siciliani? No, io non ero invitato, non ci sono andato, non era aperta a tutti, e oltretutto è un incontro di giunta dove era aperto col sindaco di Palermo, con Leo Luca Orlando, dopodiché qualche altro sindaco ha partecipato, però voglio dire non è un'azione aperta a me. Io ieri mi sono confrontato però lungamente col Presidente della Regione, dove abbiamo condiviso non solo il percorso ma tutta la storia, ho esposto tutta la storia della vicenda all'Italia, e quindi su questo bisogna prestare attenzione. Però vorrei, se mi consenti, vorrei sollevare un'altra piccola questione importante che tra poco scoppierà. Ricordo a tutti, mi auguro che mi ascoltino in tanti, che noi, il territorio aveva preso un impegno con Ryanair. Ryanair ancora deve incassare circa 200.000 euro del vecchio bando, dove i sindaci, tra cui alcuni inadempienti, avevano sottoscritto. Ryanair, proprio non più tardi di oggi, mi ha avuto una lunghissima conversazione con loro, pretende che venga immediatamente pagata la residua parte. Io già ho avvisato il Presidente della Camera di Commercio, al quale intercorrono ottime relazioni, al quale ho detto: ragazzi, se non ci sbrighiamo perderemo anche Ryanair. Perdendo anche Ryanair abbiamo finito di discutere, cioè quindi si apre un'altra tegola su cui bisogna risolvere e mettere una pezza in tempi rapidissimi, perché non vorrei che si arrivasse al punto di non ritorno in cui anche Ryanair togliesse i voli che sono stati pianificati, perché sarebbe una tragedia. Quindi il problema all'Italia è un problema che c'è, che va affrontato, soprattutto per una questione di principio, non tanto perché probabilmente la sostituzione di Alitalia, io sono ragionalmente convinto che la faremo, quindi va fatta una battaglia di principio, perché se l'Alitalia vuole diventare la compagnia di bandiera d'Italia, italiana, unica compagnia, deve avere anche un ruolo sociale. Se poi chi deve pagare gli oneri delle perdite delle varie rotte, beh, questo sarà un problema che si dovrà vedere la regione, lo Stato italiano. Voglio ricordare che proprio Alitalia aveva contrastato e contestato Ryanair per gli accordi di co-marketing, appunto denunciando questo monopolio di Ryanair, per poi finire essa stessa invece a ragionare da monopolio sotto l'ala dello Stato. Quindi c'è da un lato la regione, che ovviamente vuole aiutare l'aeroporto Vincenzo Florio, dall'altro c'è invece il governo nazionale, che tende proprio a portarsi alla sua parte l'Italia a scapito delle compagnie low cost. La proposta, quella di una tariffa unica, ne ha parlato anche Nello Musumeci stamattina, potrebbe essere già un punto di partenza? Sì, certo, questo è un aspetto, certo, quello di avere una tariffa unica per la Sicilia. Cioè, poi formule ne troviamo tantissime. Intanto è importante far capire che la Sicilia è una, va servita tutta, va servita sia da Trapani, da Palermo, da Catania che da Comiso, a parte gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa.
non si possono fare azioni disgiunte, dobbiamo lavorare in maniera unitaria, questo è un mio must da sempre, le operazioni che si fanno in questa terra devono essere operazioni fatte in assoluta comunione di intenti, non possiamo procedere per stati, staterelli, comuni, comuni piccoli, comuni grandi, bisogna procedere con un'azione organica e soprattutto unita, perché su questo noi possiamo avere ulteriori vantaggi e risultati. Abbiamo la fortuna di avere un aeroporto che insiste nel nostro territorio, va sfruttato al massimo. Non dobbiamo dimostrare nulla, perché lo abbiamo già dimostrato, perché Trapani ha fatto 1.860.000 passeggeri, pertanto lo possiamo rifare, bisogna metterci nelle condizioni ora di capire che tutto questo va fatto, quindi i comuni devono agire al mio fianco, ma non perché voglio sentire capobastone, ma perché evidentemente l'aeroporto deve avere un ruolo di collettore. I sindaci capiscono, in una situazione di assoluta difficoltà, perché per tutto quello che il Covid ha comportato, però bisogna fare degli investimenti, non si tratta di fare costi, si tratta di fare investimenti. Se vogliamo le compagnie, le altre compagnie, bisognerà promuovere quelle compagnie, ormai sta entrando nella visione di tutti, anche la comunità europea, stante il Covid ha allargato molto le cinghie della borsa, quindi a questo punto bisognerà fare determinate azioni. Non ci dimentichiamo tutto quello che avevo iniziato a fare da agosto, quando mi sono insediato, fino al pre-Covid. Bisognerà riprenderlo, farlo rapidamente, promuovere il territorio in maniera organica, andare avanti con il distretto, perché se è questa la misura, la formula che si è scelta, che si è presa, si va avanti, va portata avanti, è inutile discutere se era buono o se non è buono, a questo punto c'è il distretto, bisogna portarla avanti, bisogna essere uniti e promuovere una unica cosa. È inutile che facciamo tante altre piccole sottosistemi, perché il sottosistema serve solo a danneggiare il sistema grande. Quindi io la penso così, poi probabilmente sbaglierò, però mi faccio forza dai ormai in numerosi anni di attività presso gli aeroporti, di imprenditore, per come significa, per quello che significa portare avanti un'azienda. Presidente, più tardi ci sarà l'incontro con il Ministro per il Sud, cosa si aspetta dal Ministro? Intanto non mi aspetto nulla, ma mi aspetto che mi ascolti, per cercare di far capire che ormai è finito il tempo del sottosviluppo. Ormai questa terra è una terra che deve andare avanti per conto suo, è una terra che ha bisogno di essere messa al passo con gli altri, e pertanto il Ministro deve ascoltarci. Azioni di questo tipo non sono più azioni tollerabili, non sono assolutamente tollerabili, e fin quando occuperò quel posto io andrò e agirò nel modo come sono andato avanti, a denunciare dentro virgolette, cioè a cercare di far capire che azioni di questo tipo danneggiano soltanto. Io non me la bevo un'operazione di questo tipo, sarei stato pure d'accordo se all'Italia me l'avesse detto tempo fa, me l'avesse detto a ridosso del Covid, quando abbiamo iniziato a parlare, non me la si può dire a 20 giorni dalla partenza delle rotte. Stranamente, quando io ho cominciato a dire che le azioni che il governo sta facendo a vantaggio di Italia danneggiano tutti gli altri. Ritiene che sia stata preventivata questa azione di Alitalia, anche se poi in realtà l'ha comunicata in maniera brusca? Guarda, non lo so, spererei di no, però sapete cosa c'è? Che azioni di questo tipo in Sicilia hanno un nome preciso. Io a queste azioni non ci sto. Se è un'azione che nasce dall'analisi del conto economico, bene, chi ha fatto questa analisi secondo me andrebbe licenziato. Assolutamente, perché come anche lei ha detto nelle ultime dichiarazioni, in caso di crisi si abbattono gli sprechi ma non si taglia la produzione che produce il reddito, perché questo è come se in azienda da me che facciamo gruppi elettrogeni io tagliassi la produzione della gamma dei gruppi elettrogeni da oltre 1500 kV/A, significa che mi sarei tagliato la parte che produce il reddito, io invece vado a tagliare gli sprechi, vado a tagliare i costi, vado a razionalizzare, questo va fatto. In Alitalia secondo me questo qualche piccolo problema c'è. Se tagliamo le rotte, chi ha deciso di tagliare le rotte secondo me non merita di stare in quel posto. Presidente, le chiedo un appello, perché so che lei ha impegni, quindi deve lasciare la diretta, un appello che fa al governo e allo Stato per questa situazione, affinché ci ascolti per il fine appunto di questa diretta.
Ma guardi, io dico che il governo riconsideri alcune decisioni. Ormai si va verso la liberalizzazione, noi stiamo andando verso uno Stato unità, cioè verso una nazionalizzazione, non c'è più paese che sta facendo operazioni di questo tipo. È giusto che l'Italia venga anche tutelata, però non la si può fare in un modo così, insomma, voglio dire, al di là di ogni ragionevolezza. E quindi mi auguro che il governo che accetti consigli da chi arriva, da chi è in questo mondo. Io mi auguro, non mi auguro, Assa Aeroporti so che ha fatto delle lettere, so che ha protestato su certe cose, non è stata ascoltata. Beh, bisogna ascoltare chi produce reddito, bisogna ascoltare chi in Italia quota oltre il 20% del reddito nazionale, del PIL prodotto dagli aeroporti, quindi dal settore dell'aviotrasporto e dagli albergatori, delle associazioni dei ristoratori. Questo produce il 20%, il 20% del PIL è fatto da questo. Non si può rinunciare a una fetta così importante, non si può perdere di ascoltare gente che lavora in questo settore, perché se andiamo avanti così, addio turismo, avremo bellissime spiagge, bellissimi soli, bellissimi satri, bellissime isole, ma resteranno desolate, noi non avremo la possibilità di riscatto. La Sicilia, gli unici cancelli d'ingresso, come ho detto ieri al Presidente della Regione, sono gli aeroporti. Noi scontiamo 40 anni, 50 anni di malcostume sulle infrastrutture. Parlo di strade, parlo di linee ferrate, quindi la gente può arrivare solo con gli aeroplani. Bisogna incentivare le linee d'ingresso, quindi degli aeroporti. La Sicilia è grande quanto l'Irlanda, tutta l'Irlanda. Peccato che l'Irlanda fa oltre 30 milioni di passeggeri, la Sicilia non arriva nemmeno a 11, non arriva manco nemmeno a 15. Quindi voglio dire, c'è ancora un difetto. Peraltro con caratteristiche, diciamo, geografiche assolutamente diverse, con strutture e cose da visitare nettamente diverse, eppure abbiamo un difetto del genere. La nostra provincia è stata considerata la Sicilia è stata considerata una delle sette mete da andare a visitare da Forbes, attraverso il New York Times. Quindi voglio dire, ci sono le potenzialità, dobbiamo metterla a frutto. Tra l'aeroporto di Birgi ha pure una torre di controllo, quindi è un aeroporto ovviamente che ha questo vantaggio. Tutti gli aeroporti hanno le torri di controllo, il vantaggio nostro è che è gestito dai militari, quindi è un vantaggio non da poco. Peraltro, se i militari hanno fatto la base lì, vuol dire che hanno tutte le caratteristiche di sicurezza, non che gli altri aeroporti non lo siano, attenzione, non voglio dire questo, ma hanno, quando per esempio Palermo è chiusa per vento, Trapani è sempre aperta, perché hanno situazione geografica particolarmente favorevole. Abbiamo un rapporto con i militari che è idilliaco, lavoriamo in assoluta sinergia. E quindi, insomma, voglio dire, abbiamo tutte le condizioni, abbiamo un'aerostazione che è stata ristrutturata, ero presidente io, quindi abbiamo delle caratteristiche tali che ci consentono di poter avere il nostro traffico di una volta, quello dei 2 milioni di passeggeri, e io non ci rinuncio a non averlo, io proprio assolutamente non ci sto, farò di tutto perché ciò avvenga. Ho bisogno della collaborazione di tutti, della regione che sta puntando su questo aeroporto. Vi ricordo che la legge 14 ha dato 9.400.000 euro, vi ricordo ha effettuato 3 ricapitalizzazioni, ne dovrà rifare un'altra. Ieri ho chiesto al Presidente che bisogna fare un'ulteriore ricapitalizzazione, nonostante storto morto ha dovuto valutato positivamente il rilancio dell'aeroporto di Trapani. Quindi abbiamo delle caratteristiche, ora ho bisogno dei sindaci al fianco, di tutti voi al fianco, del distretto al fianco, perché dobbiamo investire su questo territorio. Non si tratta di fare spese, ma si tratta di investire. Se entriamo nella mentalità che tutte queste sono investimenti, e allora certamente riusciremo. Se così non faremo, resteremo una terra di nessuno, probabilmente con tante, come vi ho detto, bellezze, ma certamente non apprezzata nel modo come dovrebbe essere. Se poi i cittadini mettessero un po' più di amor civico nelle città, e parlo di sporcizie, e parlo di tante altre piccole cose, avremmo fatto bingo. Un'ultima domanda: come giudica la condotta di Alitalia, che ha aumentato da 2 a 4 le rotte appunto verso Roma-Fiumicino e da 8 a 10 quelle verso Milano-Linate? Su appunto Palermo, guardi, e Catania. No, ma guarda, no, io le giudico, c'erano, le giudico giuste, giudico ingiusto che abbia tolto quelle su Trapani. Cioè, non è che io non voglio fare una guerra fratricida con Palermo, con Catania, o voglio dire no, le dovete, attenzione, ognuno, io non,
Io ho una logica diversa, io ragiono per che ne abbia 20 rotte Palermo, che ne abbia 30, 50, va benissimo. Importante che non danneggiano me, che all'Italia non faccia un'azione contro Trapani. Cioè, questo non lo posso accettare. E lo fa nella misura in cui mette voli che sono scomodi, perché mettere una sola rotta, e non lo voglio ridire, non mi voglio annoiare, all'una e mezza è una rotta che non serve, che già è tanto quei quattro passeggeri che salivano a bordo, perché la gente che arriva alle 4 in centro a Roma non ha più che fare, ha perso una giornata, e se poi deve tornare perde un'altra giornata, perché deve alzarsi alle 8 di mattina, deve mettersi alle 9 in pullman o in taxi per essere alle 10 e mezza d'aeroporto e poi partire all'una. Cioè è assolutamente inutile, è una rotta assolutamente inutile. Grazie Presidente Argest Salvatore Ombra, io sarò sempre accanto di Argest e sarò anche al sit-in organizzato il 17 giugno proprio presso l'aeroporto di Birgi per fare sentire il calore degli amministratori locali, perché sono appunto anche un consigliere comunale e quindi voglio dare anche il mio contributo importante alla società di gestione dello scalo. Grazie ancora io, Salvatore assolutamente Ombra. Assolutamente sì, peraltro appunto soltanto un piccolo spazio pubblicitario, vi aspetto tutto il 17 in aeroporto. Pregherei tutti i sindaci, magari appunto se siete chi ha contatti con i sindaci, la mia segreteria sta mandando ulteriormente una nota, gradirei che tutti i sindaci e i presidenti dei consigli comunali fossero con le fasce, perlomeno quando faremo il flash mob facciamo vedere che tutti i sindaci sono alla parte del territorio, non è soltanto un problema di fascia, ma in quella fase è importante avere la fascia. Dopodiché ci riuniremo per capire che cosa dobbiamo fare, quindi vi aspetto tutti consiglieri, vi aspetto tutti, ma ci terrei che i capi istituzioni, cioè i capi dei vari comuni avessero la fascia e i presidenti dei consigli comunali avessero anch'essi la fascia, quindi ci terrei insomma nella buona riuscita del flash mob che faremo. Assolutamente, io mi impegnerò, faccio anche parte del coordinamento di ANCI proprio sui luoghi a dare il mio contributo, perché appunto la politica non è soltanto proclami o dirette, ma poi dobbiamo dare il nostro contributo pratico, gli enti locali non possono mancare in questa battaglia fondamentale per il nostro paese, per la Sicilia e per il popolo trapanese. Grazie Salvatore Ombra ancora per grazie la disponibilità. Se volete io posso restare ancora un po' in linea, vi ascolto un attimo, se poi mi chiamano che devo chiudere mi scollegherò, quindi vi ho già salutato. Della tua permanenza, sarei onorata della tua permanenza, grazie. Assolutamente. Grazie, vi ascolto, tanto faccio qualche altra cosa, vi ascolto volentieri. Grazie mille, grazie. Ora diamo la parola a Rosalia Dalì, assessore al turismo di Trapani e presidente del distretto turistico, se è già in linea. Se non è in linea, do la parola a... Sì? Buon pomeriggio, sono qui in linea adesso, sì. Mi sentite? Sì, Rosalia, un minuto solo. Allora, presento Rosalia Dalì, l'assessore al turismo di Trapani e presidente del distretto turistico. Si parla tanto di continuità territoriale, che è proprio un diritto per i cittadini, in questo caso per i cittadini trapanesi e per i siciliani. È un intervento proprio dall'amministrazione trapanese su questa vicenda dell'aeroporto Vincenzo Florio, prego. Buon pomeriggio, io sposo pienamente la posizione del Presidente di Salvatore Ombra, che ha esposto l'assoluta gravità della situazione in cui ci troviamo, anche improvvisa, per questa decisione di Alitalia di annullare i collegamenti con Roma e Milano. Quindi siamo al fianco dell'aeroporto, al fianco di tutto il territorio come Comune di Trapani, ma anche come distretto, nel portare avanti le nostre dimostranze e la nostra protesta. È vergognoso tutto quello che è successo, soprattutto in un momento così difficile, un momento in cui il turismo soffre una crisi come non mai, è un momento in cui si sta tentando con grandissimi sacrifici sia del pubblico ma soprattutto delle aziende private, degli operatori turistici, di riiniziare, di ricominciare, di tentare una ripresa per un 2020 che è sicuramente già compromesso, ma su cui si sta comunque lavorando. Allora il fatto che vengano meno dei voli diretti da Roma e da Milano su Trapani è un danno al danno.
E poi condivido il fatto che gli orari non sono comodissimi, quindi anche una rivalutazione, però sicuramente noi, infatti il 17 io sarò presente come distretto, ma anche il sindaco e io anche in qualità di assessore al turismo saremo all'aeroporto di Birgi. Poi tra l'altro tutto questo avviene anche in un momento in cui con grande anche sinergia con l'AIGES stavamo lavorando come distretto turistico per la creazione di questa destinazione di Sicilia Occidentale e per la promozione della stessa nei canali internazionali, cosa che abbiamo naturalmente modificato per quest'anno, considerando che sarà un turismo prettamente domestico, per delle strategie appunto di comunicazione a livello nazionale. Noi abbiamo lavorato appunto nell'immagine del distretto, proprio martedì 16 abbiamo in programma una conferenza stampa in cui presenteremo la strategia di comunicazione, nonché tutta la campagna pubblicitaria, gli spot, il piano mezzi che partirà proprio dal giorno 16. E non ti nascondo che non avere fare collegamenti diretti mi addolora molto, perché avrebbe dato maggiore forza anche nella comunicazione il poter raggiungere la destinazione con dei voli diretti dalle due principali, diciamo, città italiane. E naturalmente continuiamo a lavorare. Anche perché, assessore, scusi se la disturbo già, sì. L'aeroporto di Birgi aveva attraversato nell'estate 2019 già una crisi importante, dalla quale era uscita brillantemente, quindi questa, diciamo, stangata di Alitalia non ci voleva proprio. Quindi capisco che sia come amministrazione, essendo appunto un assessore, che come presidente del distretto turistico, ci sarà molto da lavorare per riportare di nuovo Birgi al motore, diciamo, attivo di un tempo. Non c'è dubbio, portare Birgi, la far conoscere, contemporaneamente lavorare per far conoscere la destinazione in Sicilia. Sono due cose, a mio avviso, che vanno in parallelo. E su cui io sono riuscita anche a convincere i 12 comuni che hanno sottoscritto l'accordo per investire, perché la parola investimento è fondamentale, anche lì mi trovo pienamente d'accordo con Salvatore Ombra. Cioè questo è il momento, nonostante la crisi anche che abbiamo noi come comuni, la difficoltà anche, il mancato incasso di tante tasse, ma la difficoltà in questo momento lo stiamo vivendo, tra il mancato incasso anche la tassa di soggiorno che poi viene investita in attività di marketing turistico, cioè nonostante non possiamo venire meno a quello che in questo momento è un obiettivo, che è quello di aiutare l'economia locale, un'economia che si basa principalmente sul turismo. Quindi i comuni hanno creduto in questo progetto di creare una forte destinazione con una sua immagine, una sua dei valori, un suo appeal da poter diventare una meta turistica anche se ben perché, comunicata. Scusi se la interrompo, proprio il turismo tocca percentuali del 40%, la media è del 16%, quindi comunque la nostra regione vive di turismo e quello aeroportuale è fondamentale, non si può assolutamente sostituire. Assessore, sì. Birgi e Punta Raisi sono le porte di accesso in Sicilia occidentale, non possiamo permetterci di averle chiuse, dobbiamo averle spalancate e con tanti tanti voli che collegano. Guarda, io ti dico solo un dato, noi abbiamo già lavorato tanto nel corso del 2019, nei primi proprio due mesi del 2020, con promozione, con partecipazione a fiere, guarda che c'era un incremento delle prenotazioni per l'estate 2020 che su Favignana si attesta intorno al 45%, c'è cioè una media provinciale del 30% in più, cioè parliamo di numeri importanti, quindi c'erano delle previsioni ottimistiche, rose, e questa situazione naturalmente ha fatto crollare tutto, perché del mese di aprile, maggio e giugno è un mese ormai compromesso, quindi a maggior ragione il governo dovrebbe ascoltare il nostro grido d'aiuto e aiutare questo territorio per magari per i mesi estivi a rendere, diciamo, fissi questi collegamenti. È veramente un aiuto. Assessore, cosa si aspetta dall'incontro con il Ministro per il Sud? Il Ministro del Sud ha sempre prestato l'orecchio, ha sempre ascoltato con attenzione le esigenze del territorio. Mi auguro che lo voglia fare anche in questo caso e soprattutto che dia seguito a delle azioni concrete e di aiuto. È una persona, diciamo, che tutte le volte che abbiamo chiesto una mano ce l'ha data, quindi ritengo e spero veramente che possa darcelo anche in questa occasione. Assolutamente, ce lo auguriamo tutti. Sì. Come amministrazione, come comune di Trapani, invece, quali sono le iniziative che nell'immediato farete per questa questione Trapani-Birgi? Sì, noi intanto abbiamo sottoscritto un protocollo
controllo con Federalberghi, cosa che probabilmente estenderemo anche a livello provinciale come distretto, perché gli albergatori faranno la loro parte, e così come il Comune. Il Comune investe in comunicazione, in marketing turistico, e promuoveremo un'offerta di una notte gratuita se trascorri almeno 3 notti a Trapani, e una notte sarà a carico della degli alberghi, 2 notti nel caso di un pernottamento di 6 giorni, 3 notti nel caso di una vacanza più lunga di 2 settimane. E questo appunto è il frutto di un accordo col settore privato che hanno accettato, perché giustamente si rendono conto che in questo momento un'offerta anche dal punto di vista economico può essere un ottimo incentivo a scegliere la nostra destinazione. Poi come Comune abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rivolto a tutto il personale medico e paramedico che in questo periodo ha lavorato nelle zone rosse del nord Italia, quindi mi riferisco Lombardia, Piemonte, Emilia e Veneto. Loro addirittura noi li ospitiamo a trascorrere 15 giorni a Trapani, 7 a carico naturalmente loro, dell'ospite, e 4 a carico dell'albergo e 4 se li accollerà il Comune di Trapani. E questo sia perché è un modo per dare il giusto merito, il nostro ringraziamento al lavoro svolto in questo brutto periodo, ma è anche un modo per poter cancellare qualsiasi polemica di pregiudizio nord-sud che c'è, che è un pregiudizio che una trasmissione televisiva ha fatto credere, ma cosa che non esiste. Noi siamo un territorio accogliente, aperto, e accogliamo con piacere gli amici del Nord Italia, naturalmente attenendoci tutti, distintamente dalla regione di arrivo, di appartenenza, a quelle che sono le regole della sicurezza delle linee guida che ci impone il governo, naturalmente. Assessore, questo le fa onore, quindi sono molto vicina all'amministrazione comunale trapanese con queste iniziative che diciamo servono anche a ristorare un po' il turismo siciliano. Le chiedo un appello prima che lei lasci la diretta, perché so che ha consigli e quindi è impegnata a livello amministrativo. Un appello che fa alle istituzioni, al governo centrale, affinché questa diretta arrivi a chi dovere. Sì, mi appello è di dare un aiuto forte e concreto a questo territorio, un territorio che sta facendo la sua parte, perché ripeto è un territorio in cui il pubblico ha investito economicamente dal proprio bilancio in azioni di comunicazione congiunta in un'ottica di sistema, un territorio in cui anche il privato sta facendo la sua parte e sta investendo in queste iniziative che ti ho appena detto, quindi ritengo che non dobbiamo essere dimenticati, anzi dobbiamo essere aiutati per questo anche forte impegno che ci stiamo mettendo anche dal punto di vista economico, e soprattutto non dimenticare l'aeroporto di Birgi, in un momento in cui il governo fa un'azione così importante di salvataggio dell'Italia, della compagnia di bandiera, ritengo che debba fare la stessa cosa nei confronti di tutti gli aeroporti, piccoli e grandi. Assolutamente. Grazie Assessore per l'intervento, ripeto starò grazie accanto a voi, all'amministrazione trapanese, e ci incontreremo tutti nel sit-in presso l'aeroporto di Birgi il 17 giugno. Grazie Assessore. Grazie a voi, un piacere. Ora do la parola a Marzia Patti, consigliere comunale di Trapani. Marzia ha affrontato diciamo, un'iniziativa lodevole che ha visto la sottoscrizione di amministratori, circa 50 firme, under 40, proprio per la tutela e la salvaguardia dell'aeroporto di Birgi. Marzia, ti chiedo intanto di spiegare perché hai affrontato questa iniziativa con questo grande poi entusiasmo e poi perché hai chiesto la firma di under 40, di amministratori under 40. Ok, grazie Anna, mi sentite? Sì, sì. Ok, buonasera a tutti gli ascoltatori, chiedo sin d'ora scusa a voi, ma per motivi istituzionali il mio intervento sarà breve perché abbiamo in questo momento un consiglio comunale su Trapani. Allora, la domanda è puntuale. Perché Under 40? Perché abbiamo deciso di unirci tutti e sottoscrivere un documento condiviso indipendentemente dal nostro credo politico. Noi abbiamo una grandissima responsabilità. Noi abbiamo la responsabilità, oltre di rappresentare i nostri concittadini,
abbiamo la responsabilità di lavorare e di rappresentare per quei giovani che hanno deciso di investire in questo territorio e di rimanere in questo territorio, che pretendono da parte della politica delle azioni tali per cui loro possono continuare a lavorare per la crescita, per il futuro di questo territorio e soprattutto possono continuare a lavorare e ad impegnarsi nelle loro attività. A me piace parlare del mio territorio come un territorio arido. È un territorio difficile, è vero. Lo sappiamo, lo sanno tutti quei giovani che da sempre lasciano, parliamo di Trapani, come possiamo parlare di Palermo, come possiamo parlare di qualsiasi provincia della regione Sicilia, lasciano la nostra regione, la nostra terra, muniti di una valigia nella ricerca di una speranza e di nuove opportunità. Ed è proprio per loro che abbiamo deciso noi under 40, non solo gli under 40 ovviamente, però a maggior ragione circoscrivo a questi amministratori, di impegnarci non solo all'interno del palazzo, non solo all'interno dei palazzi di vetro, ma anche all'esterno con attività che guardano al sociale. È proprio per quei giovani che hanno dovuto, per tantissimi motivi, abbandonare la nostra terra, che dobbiamo lavorare ancora di più, al fine di permettere loro di poter ritornare, al fine di permettere loro di poter rimanere. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di circoscrivere la sottoscrizione agli under 40. Quindi Marzia, mi sembra di capire che sintetizzando il futuro sì. È nelle mani dei giovani amministratori, il futuro della nostra regione. Noi siamo la generazione del presente, abbiamo la responsabilità della generazione del futuro. Non è ovviamente, lungi da me, l'escludere gli altri amministratori da questa cosa, ma è più un messaggio sotteso che altro. Siamo giovani che combattono per i giovani. È la nostra generazione, quella del presente, sia dal punto di vista politico che lavorativo, ed è la nostra generazione che dovrà lavorare per la generazione di domani, perché sono i nostri figli la generazione di domani. Assolutamente. Questo è il motivo. Marzia, noi poi facciamo anche parte del CARS, il Comitato Amministratori Regione Sicilia, e siamo circa 357 coordinate da Gianfranco Gentile, e quindi tra amministratori avremo da confrontarci su questa tematica. Sia Gianfranco Gentile che Leonardo Spera, presidente del coordinamento ANCI Giovani Sicilia, hanno sottoscritto il nostro documento, perché non è un documento, il fatto che sia successo all'aeroporto di Trapani non significa che quanto accaduto tocchi solo la provincia di Trapani, è qualcosa che tocca la sensibilità di tutti gli amministratori della Sicilia, è qualcosa che deve toccare le corde di tutta la politica siciliana e della politica nazionale, perché non è possibile che ciò avvenga, non è possibile che avvengano ciò e che si condanni, tra virgolette, permettetemi il termine, a morte una provincia, perché è chiaro che noi dobbiamo lavorare per la sopravvivenza di questa provincia e e permettetemi il gioco di parole, non possiamo continuare a lavorare per la sopravvivenza, dobbiamo cominciare a lavorare per il futuro, perché non possiamo attaccare la nostra provincia ad un respiratore e sperare che si mantenga in vita per lungo tempo. Anche perché l'aeroporto di Birgi è una risorsa importante per proprio il turismo e l'economia dei trapanesi, quindi andrebbe valorizzata piuttosto che, diciamo così, demonizzata da scelte un po' scellerate dalle compagnie. Il presidente Ombra ha dato dei numeri, è un aeroporto che negli anni ha contato tantissimi turisti, e Trapani come provincia, anche la provincia di Palermo, sono a vocazione turistica, molti giovani imprenditori hanno investito in questo settore, mi permetto di anticipare Caterina Loria, che è presente anche in questa trasmissione, la quale ha investito in un settore dove si lavora anche con i turisti. Noi veramente, essendo un territorio a vocazione turistica, da Trapani a Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Castellammare, Alcamo, Salemi, molti di noi hanno investito nel turismo con la speranza di avere una crescita dal punto di vista infrastrutturale. Certo, parli sia da consigliere che da cittadino, ovviamente. Sì, parlo anche
scusatemi, anche con una certa rabbia, perché è grande il senso di abbandono. La scelta di Alitalia per noi è stata come una ghigliottina. Io da giovane, oltre che da consigliere comunale, mi sono sentita un po' abbandonata da quella politica che dovrebbe lavorare per questo territorio, e dall'altro sono grata a quei sindaci che hanno subito deciso di adoperarsi. Sono grata a tutti questi amministratori che hanno messo da parte il loro credo politico e hanno deciso di unire le forze. Assolutamente, per una giusta causa e un giusto fine non c'è mai il colore politico, assolutamente. Per la prima volta si sta assistendo ad un abbattimento dei muri per quanto riguarda le amministrazioni e alla creazione di ponti tra amministrazioni, anche avvalendoci di strutture virtuali, che permette di metterci in contatto e di lavorare insieme. Sono grata a Salvatore Ombra, che non si è arreso nemmeno un minuto, a Rosaria Dalì. Marta, esatto. Ti chiedo un ultimo appello prima di lasciarci, perché anche tu hai consiglio comunale. Sì, esatto. Un appello alle istituzioni. Cuore questa terra, tornate ad avere a cuore le sorti di noi giovani, tornate a fare buona politica con la P maiuscola. Non accetto che si dica che questa è una propaganda speculativa, perché non si può fare propaganda speculativa quando si hanno a cuore le sorti di un territorio. È inaccettabile. Torniamo a fare quella buona politica di cui la Sicilia ha bisogno. La Sicilia e l'Italia. Assolutamente, Marzia. Ringrazio il consigliere comunale di Trapani per il prezioso contributo e le do appuntamento anche a lei il 17 giugno per il sit-in presso l'aeroporto di Trapani Birgi. E ora do la parola, a proposito di sit-in, a Caterina Loria, promotrice del comitato hashtag Se Volo Resto, che si è proprio fatta promotrice di questo sit-in previsto per il 17 giugno. Prego, Caterina. Buonasera a tutti. Allora, in realtà ti faccio una piccola puntualizzazione, ovvero questo sit-in è stato comunque promosso da Salvatore Ombra, però noi come comitato abbiamo subito ovviamente aderito, quindi non è una cosa promossa e generata insomma da noi. Detto ciò, sì, noi parteciperemo, ma parteciperemo sia come comitato, ma non solo, perché abbiamo raggruppato fra di noi tutte le figure, le piccole figure imprenditoriali e non solo di questa zona. Noi siamo un gruppo che ci siamo definiti sempre apartitici, per un motivo essenziale. Come hanno già detto sia il presidente Ombra, sia anche Marzia Patti, in questo momento noi dobbiamo fare una lotta che deve essere apartitica, una lotta che deve abbandonare, lo dico prima di tutto anche a me stessa, qualsiasi tipo di credo politico, qualsiasi tipo di partito, per un motivo semplice: non esiste, come hai già anche anticipato anche tu, che ci siano partiti politici che possano speculare anche su questa cosa. Io ti parlo adesso come piccola imprenditrice, io in questo momento sono al ristorante, un piccolo ristorante a Trapani. Quindi Caterina, questo è importante, perché in chiusura ci stai dando ovviamente uno spunto per quanto riguarda proprio il settore appunto economico, essendo un'imprenditrice, e quindi ci puoi dire anche il tuo punto di vista in merito a questa vicenda. Allora, purtroppo da 3 anni non sono stati semplici per tutto il territorio. Perché? Perché abbiamo assistito alla chiusura di oltre 4.000 partite IVA, abbiamo assistito a una perdita di PIL territoriale che va oltre 1 milione di euro, per cui Trapani, o comunque l'intero territorio trapanese, è un territorio con un'economia troppo fragile, un'economia che purtroppo rischia di andare verso la rovina da un momento all'altro. Tutta questa emergenza Covid non ha fatto altro che accentuare questa debolezza. Adesso con Alitalia, che ha deciso di abbandonare, speriamo temporaneamente, questo nostro aeroporto, la situazione diventa alquanto complicata per dei motivi semplici. Io come imprenditrice, guarda, l'unica speranza che ho in questo momento è di chiudere l'anno con zero perdite, perché capisco che insomma ci saranno purtroppo
non ci saranno guadagni quest'anno e non sarà alquanto facile. E faccio però anche un appello da piccola imprenditrice, ancor prima che da aspirante politica e da militante politica. In questo momento non servono discussioni, non servono semplici post su Facebook per vedere che ci si interessa in qualche modo a questo problema. I cittadini di Trapani, i cittadini dell'intero territorio, dei 24 comuni di questa provincia, vogliono altro, vogliono azioni che siano concrete, azioni che sappiano e che portino risultati che siano reali. Caterina, scusami se ti interrompo, questo lo dico sempre nelle mie dirette, perché spesso non c'è mai una rispondenza nei fatti, quindi ci sono sempre belle parole, numeri, ma poi dal punto di vista pratico i cittadini non vedono nulla. Quindi ti chiedo appunto proprio di rappresentare com'è definita dai cittadini trapanesi questa crisi, come la sentono, visto che non hanno avuto un coinvolgimento sia economico che sociale. Io ti posso dire che passeggio spesso e volentieri per le vie del centro storico di Trapani e viene un po' la depressione, perché molti ancora non sono ripartiti, non sono riusciti a ripartire, parecchi sono ripartiti, però purtroppo ancora il lavoro non è ripreso come poteva essere per esempio lo scorso anno. Io ti posso dire che rispetto allo scorso anno come incassi io noto già un 40% in meno, e siamo quasi a metà giugno, per cui sarà un'estate veramente rossa, e più che altro però sarà, saremo anche in autunno veramente duri. Però le tasse si continuano a pagare. Assolutamente sì. Allora, il governo comunque in qualche modo ci ha aiutato e sta cercando di aiutarci. Non sarà mai tutto sicuramente rose e fiori, o non sarà mai abbastanza, perché abbiamo comunque subito delle perdite che sono veramente, veramente gravi. Però stanno cercando di darci una mano, per cui cerchiamo anche di avere in qualche modo pazienza e di promuovere anche queste iniziative che possano cercare di dare una mano d'aiuto, un sospiro di sollievo a tutte le piccole imprese come quella mia. Caterina, come comitato, quali sono le iniziative che avete fatto proprio a sostegno dei cittadini per questo periodo di emergenza? Cioè, noi ci siamo affidati lo scorso anno, dopo le elezioni di Salvatore Ondra, ci siamo totalmente affidati a lui. Noi abbiamo riposto tutta la nostra speranza praticamente nelle mani di Salvatore Ondra, per cui abbiamo in qualche modo monitorato il suo lavoro e ci possiamo ritenere comunque soddisfatti di ciò che lui ha fatto. Detto ciò, adesso ti posso dire che io, come Caterina Lonia, come sì promotrice anche del comitato Se Volo Resto, ho interpellato alcuni deputati che praticamente ho scritto una piccola bozza di interrogazione parlamentare che si spera settimana prossima venga discussa in commissione trasporti in Parlamento a Montecitorio. Questo è importante. Io sono stata la prima, mi sono interessata immediatamente, ho contattato insomma un po' di amici, ho contattato un po' di deputati, ho cercato di fare proprio una cosa che desse anche una minima speranza a questo territorio. Chi vorrà fare per il nostro paese è ben accetto al di là delle appartenenze politiche, quindi noi non abbiamo bisogno di schieramenti. Hanno tutti quei problemi, quando abbiamo manifestato anche a Palermo, abbiamo chiesto a chiunque, a partire dalla Lega fino ad arrivare al Partito Democratico, di partecipare, di rendersi partecipi e di rendersi anche disponibili per questa lotta e per questo grido di aiuto che la provincia di Trapani sta mandando da ormai troppo tempo in avanti. Per cui io ho scritto questa interrogazione parlamentare che il deputato Francesco Scoma dovrebbe portare insomma avanti in commissione trasporti la settimana prossima. Vedremo quello che accadrà. Dopodiché l'appello è a tutti quanti, perché in questo territorio sono stati eletti diversi amministratori, sono stati eletti diversi deputati regionali, diversi deputati a livello nazionale e anche diversi senatori. Quindi in questa circoscrizione abbiamo molte figure politiche che dovrebbero e devono fare, hanno l'obbligo di fare qualcosa per questo territorio. Per cui il nostro appello è soltanto rivolto a loro. Certo, la parte politica è fondamentale, perché sono loro poi a portare avanti le istanze dei cittadini.
gli organi politici non possono esonerarsi da questo compito, dico. Assolutamente no. Pensarsi dal cuore della vicenda, puntarsi la pistola nella mente della vicenda, non aiuta. Serve in questo momento smettere di farsi la guerra, sedersi ad una tavola e collaborare, collaborare tutti insieme, che siano gli amministratori di questi 24 comuni, la regione, il presidente Ombra, gli piccoli imprenditori come me e come tanti altri che ci sono qui in zona, e il governo nazionale, e trovare una soluzione che possa essere, che possa in qualche modo rallegrare tutti e che non permetta a questo territorio di annaspare ancora. Non possiamo permetterci di annaspare, non possiamo permetterci di fare questa lotta alla sopravvivenza. È un territorio che ha delle potenzialità assurde e ci limitiamo sempre a lasciarlo in qualche modo purtroppo. Caterina, anche di cosa ha bisogno la piccola impresa per risollevarsi da questa crisi? La piccola impresa ha bisogno sicuramente che si continui a fare una politica di terrore. Per cui probabilmente anche i giornalisti dovrebbero un po' smetterla di fare sicuramente questo. Dopodiché abbiamo bisogno sicuramente di piccoli aiuti, piccoli aiuti anche economici, che da una parte sono arrivati, dall'altra parte purtroppo tendono ancora a ritardare. Dopodiché serve anche per questo territorio tantissima pubblicità. Serve pubblicità che sia altrove, sia all'estero, serve pubblicità che non rimanga soltanto rinchiusa in questi 24 comuni, ma che raggiunga Milano, raggiunga Como, raggiunga non so, la Francia, raggiunga l'Inghilterra. Per cui smetterla probabilmente ed evitare di andare anche in programmi che purtroppo conosciamo, insomma, il loro scopo. Assolutamente, le nostre risorse vanno valorizzate e poi portate al di fuori dei confini siciliani, perché altrimenti non avrebbe senso parlare proprio di economia e di sviluppo. A noi serve proprio questo, perché l'economia ricomincia a circolare, perché Caterina Loria ricomincia ad incassare, che vada oltretutto poi a spendere in altri negozi che possono essere a Carmine, che possono essere a Marsala, che possono essere a Partanna, serve proprio questo. Per cui serve che il turista sicuramente arrivi, perché noi qua non abbiamo delle industrie, non abbiamo un comparto industriale, noi lavoriamo solo ed esclusivamente grazie al turismo. Per cui serve proprio farlo ripartire e farlo ripartire in fretta. Per cui il giorno 17 saremo a fianco di Salvatore Ombra, saremo a fianco di tutti gli amministratori e speriamo che si facciano anche vedere dei deputati nazionali e deputati regionali, affinché possa arrivare dovunque un grido di aiuto e che questo grido possa essere accolto dal governo nazionale, da tutti i vertici anche di Alitalia, e che possa essere in qualche modo accolto anche dal governo regionale, che comunque ci ha sicuramente dato una mano in questo periodo. Grazie Caterina, io ti ringrazio per l'intervento e ti do appuntamento e do appuntamento a tutti per il 17 giugno alle ore 11 circa al sit-in presso l'aeroporto di Birgi. E ripeto, l'argomento di questi giorni, e quindi dobbiamo assolutamente noi amministratori locali farci carico di queste problematiche, pena lo sviluppo totalmente in declino del nostro paese, sia della Sicilia che del popolo trapanese. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con Clipboard, gli appunti della settimana. Grazie. Fil Rouge TV, la tua web TV.